Io devo andare a Praga. Per chi? Per me, per chi va? Per me va da farmi una vacanza. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Per me, ma pure per loro, quei maledetti che stasera giocano, che in realtà sono i meno colpevoli. Vi posso dire proprio la verità. Da anni, ma non so se qualcuno l'ha già detto, da anni a questa parte, i giocatori del Milan sono i meno colpevoli, perché si impegnano sempre, comunque si impegnano sempre, tranne uno che pensa di essere il nuovo Messi. Gli altri si impegnano sempre tutti, danno sempre tutto. Poi il fatto che si allenano 3 ore al giorno, quello non lo decidono loro, lo decide purtroppo qualcun altro, ma penso che le altre squadre più o meno oggi sono tutti così. Però li vedo i meno colpevoli rispetto a tutto il resto. Oggi ci sono un po' di cose da dire. Allora, partiamo da ieri. L'Atalanta, che ho visto l'Atalanta, ha pareggiato, diciamo, giocando molto meglio dello Sporting, si può dire? No, perché poi quelle lì sono le nostre avversarie, no? L'Atalanta, che a noi ci ha già battuto due volte su tre, e una l'abbiamo pareggiata, ieri ha fatto bene, ha preso 3 pali, l'unica azione che ha lasciato, hanno preso gol, sì, poi hanno preso un palo di testa, ma fondamentalmente meritava l'Atalanta. Penso che al ritorno passeranno, glielo auguro, tifo tutte le italiane tranne i ladri e gli ex ladri, sapete che le tifo tutte. Perché parlo dell'Atalanta? Perché noi, avendo pareggiato con l'Atalanta in casa, c'erano tutti gli aziendalisti tutti contenti, tutti che partita che ha fatto il Milan. Ieri Real Madrid, che è passato senza praticamente mai rischiare, perché ha vinto l'andata, vinceva 1-0, poi gli hanno pareggiato, ha fatto gli ultimi 10 minuti dove al massimo andava ai supplementari, non è che usciva, al massimo andava ai supplementari. Bordate di fischi per il Real Madrid, non che festeggiano il pareggio o sono contenti di aver perso 3-2 a Rennes. Bordate di fischi. Quella è la mentalità che deve avere il tifoso. Bordate di fischi. E parliamo del Real Madrid. No, ma 2 anni fa abbiamo vinto lo scudetto. Quando tu passi da questo, che fa il Real Madrid, che fanno i top team, a no, ma 2 anni fa l'importante è che si canta, l'importante è che si sostiene la squadra, tu passi da un top team a una squadra mediocre. Questo, ma già il tifoso, è già il tifoso che deve far capire alla società, già il tifoso, ma questo lo ripeto tutti i giorni, ripetiamolo una volta di più. Stasera giochiamo con la formazione tipo, non è vero che abbiamo recuperato tutti, perché ancora 3-4 sì ci sono, ma non possono giocare, un po' come il derby di Champions l'anno scorso che abbiamo fatto senza Leao, no? L'andata non c'era e al ritorno praticamente non c'era, perché era completamente fuori, non era ancora rientrato. Che poi è vero che abbiamo perso 5 derby, per carità, però al completo mai, questo da sottolineare. Anche sfiga, mica colpa loro se si fa male Leao, sarà mica colpa loro. E quindi non è vero che stasera siamo tutti, per esempio Ciao non sta bene, Benasser così così, Tomori e Calulu non sono ancora arruolabili per fare 90 minuti, quindi alla fine giochiamo con Kier e Reinders, perlomeno il gioca Reinders. Benasser e Reinders, da quel che ho capito, non me li farà vedere praticamente. Piuttosto ha fatto diventare Adli titolare che farmi vedere Benasser e Reinders insieme. Capirà stasera, forse stasera succede un miracolo stasera, perché Adli lo deve mettere là per forza, perché Adli lo mette lì davanti alla difesa. Dove lo mette Adli? Vuoi vedere che per puro caso, siccome Benasser sembra che non stia benissimo, forse vedremo Reinders nella posizione in cui fa giocare Benasser, in questo 5-0-5 folle, quindi un po' più avanzato? Magari. Ora, stasera sono contento se vedo Reinders lì un po' più avanti. Speriamo. Tra l'altro, sono pure sfortunato perché stasera gioco. Voi mi dite, come giochi? Stasera gioco dalle 9 alle 10. Quindi il primo tempo me lo perdo. Vi dico proprio la verità, perché sono in campo, a Cimiano. Quindi dalle 9 alle 10. Ma come, non puoi non giocare? No.
possono giocare, gli impegni sono impegni e non possono giocare. Quindi primo tempo me lo perdo, ve lo dico già, secondo tempo me lo guardo ovviamente, poi vi farò il video eccetera. Quindi speriamo di non arrivare che già la partita è già indirizzata. Ma volevo parlare degli arabi, perché fino ad oggi io non vi ho mai parlato degli arabi, vi ricordate? Vi ho sempre detto non so niente, no, non vi ho mai detto nulla. In realtà ancora oggi non so niente. Le uniche cose che sapevo già, fonti Milan, quindi non clienti, fonti Milan, non dirette mie, indirette, però fonti Milan già parlavano degli arabi. Non è che Longoni si inventava le cose, eh? Lì gli aziendalisti le cose non le dicono, ma gli altri, quelli che magari le dicono, fonti Milan già si sapeva sta cosa degli arabi. Io continuo a sentire finanziatore strategico di minoranza, ma questi mettono 600 milioni, 550, che praticamente è quasi il 50%, fa il 40% del valore della società. Quello è. Tra l'altro, Cardinale, quelli ha messo per prendere il Milan, perché gli altri è un vendor loan. Quindi, io dico, non è una fonte, è semplicemente un ragionamento. Semplicemente un ragionamento che se uno mette 600 milioni, il 40% del valore della società, evidentemente come minimo è un prepagamento per poi avere tutta la società. Parliamoci chiaro. Cioè, scusa, io metto il 40% dei soldi cash, tra l'altro, perché li mettono cash, per cosa? Poi, che ruolo avranno? Perché io non ho capito dagli aziendalisti che ruolo avranno questi arabi. Mettono i soldi e poi ci guardano. Ah, che bello, ho messo i soldi. Belli quei soldi che ho messo. Cioè, non è che sono così scemi come qualcuno pensa, Se mettono i soldi, magari non lo prenderanno subito. Avranno degli accordi dove nel momento... Intanto mettiamo questi. Nel momento in cui sarà ufficializzato lo stadio, prendiamo tutto il resto, già accordato adesso. Cioè, sono accordi segreti, che nessuno saprà o dirà. Però, cioè, mi sembra abbastanza logico che andrà in questa direzione. Poi, questo arrivo degli arabi vorrà dire mercato, vorrà dire che spenderemo, vorrà dire... Non lo so. Questo non c'è dato sapere. Non c'è dato sapere, perché poi sai, anche Newcastle è arrivato il più ricco del mondo conosciuto, non mi sembra che stanno vincendo la Premier, che stanno vincendo la Champions e quant'altro. Quindi è vero che, cioè, alla fine la base di tutto serve sempre la competenza, perché tu puoi spendere anche 300 milioni sul mercato, ma se non hai costruito la squadra bene, che ci sono delle mancanze, non vinci. Guarda Paris Saint Germain, speso miliardi di miliardi di miliardi, ma se non hai la competenza non vinci. Servono i soldi, per forza. Senza soldi non fai niente. Servono i soldi e la competenza. Quindi speriamo. Voi mi direte, ah, ma allora Maldini? Ma io di Maldini non so nulla, di Maldini non so veramente niente. Però quelle voci che vi dicevo del Milan sperano che ci sia dentro anche Maldini. Sperano, non sanno, sperano, perché si sono trovati bene. Io vi dico questo, quello che so. Iscrivetevi al canale. Ieri non ve l'ho fatto video pomeridiano, ma non c'avevo niente da dire. E ci sentiamo sicuramente stasera post partita. Se ci sarà qualcosa da dire, magari faremo qualcosa nel pomeriggio, ma non credo. Ci vediamo stasera, va bene? Ti bravi, Fate i bravi. Dai, oggi si gioca. Ottimismo e positività.